Ciao, oggi spieghiamo come facciamo a fare la nostra ricetta per il nostro caffè estratto a moka. Allora, la nostra ricetta è per la moka da una tazzina. Sono 50 g di acqua e 5 g di caffè. Diciamo che noi qua siamo in caffetteria e abbiamo tutta la nostra attrezzatura, ma per chi è a casa, diciamo, lo rendiamo un po' più semplice. La prima cosa che facciamo, scaldiamo già l'acqua che mettiamo dentro alla base della nostra moka, dove arriviamo più o meno a metà della valvolina. Facciamo vedere. Mettiamo il filtro, prendiamo il nostro caffè macinato per moka. Nel frattempo abbiamo già scaldato la nostra piastra e i 5 grammi più o meno sono pari al bordo. Ok, non premiamo il caffè, ma prendiamo la parte superiore della moka, agitiamo. Attenzione, perché la parte sotto, essendo l'acqua già calda, scotta. Lo appoggiamo sopra la nostra piastra e apriamo il coperchio. Allora, dopo più o meno circa 3 minuti che la nostra moka è sulla piastra, incomincia a uscire il nostro caffè. Abbassiamo un po' la piastra e quando incomincia a fuoriuscire l'aria, la tiriamo via. Ok, prendiamo il cucchiaino, lo mescoliamo e versiamo il nostro caffè. Ok, a me piace. Ciao!